Good morning roleplayer, benvenuti alla nostra rubrica quotidiana di storie, persone, emozioni e sì, perché no, anche giochi di ruolo. Io sono Giacomo e qua vicino c'è giusto un posticino comodo per sedersi. Cappuccino e brioche, oddio sto guidando, magari il cappuccino traballerà un po'. Comunque accomodati e cominciamo la giornata insieme. Oggi c'è una nebbia pazzesca, era da un bel po' di tempo che non vedevo la mattina tutta questa nebbia a Verona. E vabbè, ce ne faremo una ragione e andremo pian pianino al lavoro, tanto è molto presto. Di che cosa volevamo parlare oggi? Beh, la nebbia è una buona metafora di come sto immaginando il game design negli ultimi giorni, perché ho come la sensazione che devo esplorare qualcosa di nuovo. Da quando ho letto gli articoli, ho cominciato a seguire meno di un mese fa il signor Brad Murray, un autore di giochi di ruolo americano, ho detto è molto probabile che ci sia qualcosa di nuovo a livello proprio di game design sulla piazza. E infatti Brad Murray ha scritto degli articoli e scrive tuttora degli articoli estremamente interessanti, ha anche un patron, e uno l'ho tradotto fra virgolette, nel senso che è stato preso e rielaborato un po', esteso su certi concetti, e l'ho pubblicato sul sito delle mie pubblicazioni, Koboldina Box, ed è un concetto molto interessante quello del fardello creativo. Verrà anche discusso nella rubrica Players on the Road non appena uscirà l'episodio, sì, perché gli episodi sono fatti con un minimo di anticipo, almeno quelli sì, visto che sono episodi lunghi. E comunque lui prende una prospettiva completamente nuova, o comunque non completamente in realtà, piuttosto nuova, ecco, per quanto riguarda l'esperienza nei giochi di ruolo più tradizionali. Lui parla spesso e volentieri di OSR, però in realtà si riferisce anche e propriamente ai trad più tipici. E parla, l'articolo che ho letto stamattina, perché è uscito un articolo ieri sera, parla di come l'esperienza di gioco possa essere fatta meglio anche nei giochi tradizionali, pur rimanendo giochi tradizionali, quindi senza dover fare un cambio di completo, una virata completa come è stata fatta ai tempi del Big Model e dei giochi di origine o comunque di ispirazione forgita. E questo bel discorso lo approfondisce e poi lo mette in atto, perché ovviamente non ci sono chiacchiere vere, serie, senza qualcosa di concreto fra le mani. E infatti questo qualcosa di concreto è la serie di giochi di Soft Horizon, che alla fine ho scoperto, io pensavo Soft Horizon fosse un gioco, invece ho scoperto essere una potenziale serie di giochi, e Soft Horizon in sé è sostanzialmente una specie di fudge, quindi un meta regolamento o comunque un core rule, quello che potrebbe essere, è come dire, Soft Horizon è le regole base dei PBTA, e i giochi che lui pubblica sono dei PBTA, ecco, per intenderci. Però non stiamo parlando di PBTA, sia chiaro, comunque l'impostazione è quella. Io in realtà penso che ne parlerò e scriverò anche degli articoli su GDR Unplugged appena il sito torna su. Sì, vi promettiamo che tornerà su nel più breve tempo possibile, ci vorrà un po' più tempo di quanto non preventivato, però arriverà. E si parlerà appunto nei post, almeno i miei, si parlerà sempre comunque di game design, un po' come la rubrica Players on the Road, ma con un occhio un po' più vigile, un po' più diciamo così preciso su argomenti specifici, no? E quindi
attenzione, siate pronti per quelli che di voi sono interessati a queste cose, perché a breve avremo anche una rubrica testuale, un blog al riguardo. È finito il tempo, stavo già dilungando troppo, quindi io vi auguro una buona giornata, spero di avervi messo la pulce nell'orecchio con queste, con questi argomenti, e ovviamente rock and roll play!